Eccoci qua, finalmente ho trovato un po' di tempo per girare un nuovo video e per parlarvi un po' di quello che sto combinando nel mio birrificio domestico, il Route 45. E tra parentesi, sono sempre nell'attesa, nella speranza che qualche altro home brewer segua il mio esempio e cominci a fare video di questo tipo. Comunque, ci eravamo lasciati l'ultima volta con la mia Belgian Strong Ale che stava fermentando e vi dicevo che aveva fatto una fermentazione velocissima, partita velocissima e che sembrava essersi esaurita nel giro di 2 o 3 giorni. In realtà, dopo aver fatto il travaso la settimana successiva, quindi dopo un paio di settimane dalla cotta, ho misurato un campione di birra la densità e ho visto che era ancora un po' altina, era 1,018, quindi l'ho lasciata lì ancora un'altra decina di giorni e effettivamente piano piano si è abbassata ancora fino a 1,014, quindi poi l'ho imbottigliata, però è rimasta in pratica nel fermentatore quasi un mese, ma questo non è un problema. Ora mi sto preparando nei prossimi giorni, adesso vediamo, compatibilmente con le festività dovrei fare una cotta successiva che è una porter, quindi una ricetta nuova che non ho mai fatto. Finora ho sempre fatto delle stout, ma mai una porter, quindi vediamo come viene. Oggi assaggio insieme a voi un'altra delle mie birre, che è la Weizen, che ho battezzato Wonder Woman Weizen. Non è la prima Weizen che faccio, ne ho già fatte un paio, l'anno scorso non l'avevo fatta perché avevo fatto invece una Blanche. Quest'anno l'ho voluta rifare perché è uno stile che mi piace, poi volevo provare un altro lievito che non avevo ancora provato ed è questa qui. Allora, vi parlo un attimo, vabbè, della ricetta. In realtà non c'è molto da dire, è la classica ricetta da Weizen bavarese, quindi 50% di malto Pilsner e 50% di Weizen. Come luppolo ho messo dell'Allertau Saphir, solamente per l'amaro. E come lievito ho usato un lievito secco, il Darmstadt Munich. Ora qui molta gente storcerà il naso perché si dice che non si riesca a fare una Weizen buona con i lieviti secchi, ma che ci voglia per forza un lievito liquido. Per quanto esistono almeno due o tre tipologie di lieviti secchi specifici per questo stile. Io a dire la verità avevo fatto già una Weizen, la prima che ho fatto con lievito secco, con il VB06, e sinceramente non mi dispiaceva. La seconda che ho fatto l'avevo fatta con un lievito liquido e sì, era buona, ma non mi sembrava poi così eccezionale in confronto all'altra. E niente, quest'anno ho voluto provare quest'altro lievito secco, anche su questo leggendo sul forum ci sono pareri contrastanti, ho voluto provarlo e quindi l'ho fatta con questo. La birra, ho avuto una densità iniziale oggi di 1,045-46. Mi aspettavo un 1,050 comunque, un pochino più bassa, ma non c'è problema. Il mash l'ho fatto a 67 gradi, la saccarificazione, però ho fatto prima anche un piccolo protein rest di 15 minuti a 50 gradi, per quanto secondo me non strettamente necessario.
Come densità finale sono arrivato a 1,010, quindi comunque una buona attenuazione. Come gradazione alcolica, quindi dovrebbe stare sui 5,2% in volume. Ora andiamo a vedere cosa è venuto fuori. Bicchiere idoneo, Franziskaner. Storia, pieno tutto. Comunque, la birra è abbastanza limpida, forse fin troppo per una Weisse. Ha una carbonazione sostenuta, si vede già anche visivamente tutte le bollicine che salgono, una bella schiuma bianca, compatta, fine, perfetta per lo stile. Il profumo è quello giusto. Andiamo a sentire anche il gusto. Salute! Beh, sinceramente non è male per essere fatta con un lievito secco. Io non ci trovo questa gran differenza rispetto a quella che ho fatto l'ultima volta con il liquido. I caratteri, quelli tipici delle Weisse, la banana e così, non sono molto in evidenza, ma devo dire che non lo era neanche quando l'ho fatto con il liquido. Si sentivano di più con il VB06. Probabilmente tra le tre che ho fatto è quella che mi è piaciuta di più, considerando tra l'altro che quella fatta con VB06 l'avevo fatta con Kit. Io sono un estimatore delle Weisse che hanno proprio questo sentore di banana tipico, quindi magari a chi non piace tanto questo preferisce magari una birra come questa. Comunque sì, i caratteri della Weisse ci sono, della birra di grano, la schiuma vediamo che è bella persistente, sostenuta dalle bollicine che salgono, carbonazione anche in bocca si sente. Si sente bene. Non è tanto amara, non si sente tanto il luppolo, ma si sa che le Weisse sono caratterizzate moltissimo dal lievito particolare. Infatti non usano normalmente, come ho fatto anch'io, luppolo d'aroma. La birra l'ho imbottigliata più di 2 mesi fa, il 4 di febbraio, quindi comunque è già pronta. La fermentazione è stata fatta a 20 gradi. E direi che è venuta bene, l'avrei preferita un pochino più bananosa, però ci sta, una birra rinfrescante, dissetante, ottima sicuramente per l'estate che sta arrivando. Ok, mi ritengo soddisfatto della mia Wonder Woman. Un'altra cosa di cui voglio parlarvi oggi è la Brew Jam di Area Birra. Area Birra, per chi non lo sapesse, è non un forum sull'homebrewing, ma è il forum italiano sull'homebrewing, secondo me. Quello che io frequento più o meno regolarmente. Chiunque faccia la birra in casa e abbia questo hobby, sicuramente su questo forum trova tutte le informazioni che gli servono, e
tanta gente simpatica con cui condividere la propria attività. E vi garantisco che ci sono anche parecchie persone che la birra la sanno fare, ma la sanno fare veramente. E Brew Jam è praticamente un raduno dei partecipanti, degli iscritti al forum, questa è la terza edizione, è stata fatta per 2 anni, poi l'anno scorso non è stata fatta, questa è la terza. Si tiene vicino a Brescia nell'ambito della manifestazione Madre Birra che ci sarà in quel weekend e il 4 maggio appunto all'interno di questa manifestazione ci sarà il Brew Jam, quindi questo raduno con anche un concorso, quindi gli homebrewer possono portare le proprie birre che verranno poi valutate, assaggiate prima dagli stessi iscritti, ovviamente alla cieca, e poi le migliori verranno selezionate, votate da una giuria qualificata e quindi ci sarà questo concorso sulle birre fatte in casa. Sono gli ultimi giorni disponibili per l'iscrizione, tra l'altro devo ancora farla anch'io, quindi provvederò tra oggi e domani ad iscrivermi. Ho aspettato fino adesso perché non ero ancora, prima di tutto, sicuro al 100% di essere libero con il lavoro, perché mi capita di lavorare anche di domenica, e soprattutto perché ero anche un po' indeciso su quali e quante birre portare, perché quelle che ho fatto fino adesso, sì, non sono male, però non ho qualche birra che spicca particolarmente da poter scegliere, insomma, da portare a un concorso. Quelle un po' più interessanti le sto facendo adesso, quindi non sono pronte da bere. Beh, no, insomma, adesso. Tra oggi e domani sceglierò, si possono portare fino a un massimo di 3 birre, vedrò se portarne una, due, tre tra quelle che ho fatto, anche se non sono magari eccezionali, però l'importante è partecipare. Se anche voi siete un brewer e vi può interessare la cosa, iscrivetevi e ci si vede là. Intanto per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.